Siamo lodati Gesù e Maria. Bene, sorelle carissime, la quarta domenica di Pasqua è nota anche come la domenica del Buon Pastore, domenica in cui la Santa Madre Chiesa ci chiama a riflettere sulla figura di Gesù, Buon Pastore, a pregare anche per coloro che rappresentano il Buon Pastore, perché i pastori della Chiesa a tutti quanti i livelli devono essere credibili, autentici e fedeli rappresentanti del Buon Pastore, altrimenti sono guai, soprattutto per le pecorelle. Però ci invita anche a riflettere sulla nostra condizione di pecorelle. Ora, nella novena di ieri sera ho un pochino approfondito la figura del Buon Pastore, sia in riferimento a Gesù e alla testimonianza che Gesù ha dato, e quindi sia in riferimento alla realtà dei pastori. In questa seconda omelia volevo un attimo passare dalla parte delle pecorelle, che è passare anche dalla parte mia, perché io non è che sono soltanto pastore. Come diceva il buon Sant'Agostino, io, diceva Sant'Agostino, per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano. Non è che un pastore non è più cristiano, non è più pecora, deve essere innanzitutto pecora per poter essere un buon pastore. Come voi sapete che un buon comandante, tra virgolette, deve essere innanzitutto un buon soldato, se no non può essere un buon comandante. E per essere dei buoni genitori, questo non vale per molti di voi, bisogna prima essere stati dei buoni figli, sempre, ecco, e sempre mantenere questa disposizione nel cuore, no? Allora Gesù dice queste parole nel Vangelo, quindi mettendoci dalla parte delle pecorelle, e dice: io sono il buon pastore, attenzione, così come conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Attenzione, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Vorrei approfondire con voi, questa è una terminologia tipica di San Giovanni, ricorre tantissime volte nel Vangelo e che fa riferimento alla conoscenza. Cosa significa, cosa vuole intendere Gesù quando dice conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me? Allora sapete che nel nostro linguaggio conoscenza ha un significato molto variegato, no? Per esempio, pensate ai vostri colleghi di lavoro. Se qualcuno vi parla di un collega di lavoro, dice: ah, io questo lo conosco, d'accordo? Ma che tipo di conoscenza c'hai con un collega di lavoro? Molto superficiale, quindi sai che faccia c'ha, sai che voce c'ha, sai magari cosa dice, se più o del meno, basta però, no? Ci sono dei vari gradi di conoscenza delle persone, una conoscenza superficiale, una conoscenza un po' meno superficiale, una conoscenza profonda. Per esempio, uno sposo e una sposa dovrebbero conoscersi molto bene se il matrimonio ha funzionato, perché è una conoscenza intima. Allora, voi sapete, noi non possiamo intessere nessun tipo di rapporto con nessuno se è un illustre sconosciuto o un estraneo. Vi ricordate cosa diceva il buon catechismo di San Pio X? Troppo frettolosamente dimenticato, sono anni che lo dico. Perché ci ha creato nostro Signore? E attenzione ai termini, io quando ne parlo con i bambini del catechismo non mi rispondono qualcuno. Ah, ci ha creato per amarlo, servirlo e conoscerlo. Ah, ci ha creato per servirlo, conoscerlo e amarlo. Dico, no, no, aspetta. Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo. Non è un caso. Perché se tu non lo conosci, non lo ami. E se non lo ami, non lo servi. Anzi, quando uno lo ama, Gesù, anche il termine servire diventa quasi antipatico. Perché non è che lo si serve Gesù. Gesù gli si dà tutto, punto e basta. Come se fosse la persona più meritevole di ogni cosa. Ed è una gioia, come dire, dare al Signore tutto quello che Lui desidera da noi. Non vuole niente di materiale da noi, soltanto che siamo santi e che lo amiamo e che amiamo i nostri fratelli, basta. Questo significa servire il Signore, ma non lo sa più. Allora, la conoscenza biblica è sempre una conoscenza intima che termina nell'amore. Dopo aver detto conosco le mie pecore, Gesù aggiunge: io do la mia vita per loro. Quindi non è una conoscenza superficiale, ma noi dobbiamo anzitutto metterci davanti al Signore, perché noi non ci rendiamo conto di tante cose. Se io vi dovessi chiedere: siete consapevoli del fatto che Gesù vi conosce bene?
Voi sapete che Gesù ci conosce molto meglio di come noi conosciamo noi stessi. Noi anche di noi stessi abbiamo una conoscenza molto imperfetta. Ci abbiamo mai pensato? Non è tanto difficile farlo, eh? Ci sono dei test anche psicologici che ci fanno subito vedere come non ci conosciamo. Chi di noi è capace di dare una descrizione oggettiva e perfetta di se stesso? Chi è che si capisce sempre così bene, che capisce tutto quello che gli passa nel cuore, nel cervello? Non abbiamo delle volte delle cose che ci vediamo anche noi stessi, ma che stai a fare? Che dici? Che pensi? Che ti affulla per la testa? Oppure delle zone in cui noi stessi non sappiamo come raccapezzarci. Tu saresti capace di dire, senti un po', descrivimi un po' come sei. Provate a fare il tema a caso. Io sono fatto così. Metti il tema, poi scendi nel particolare, vediamo, ci stai testa. Dimmi 10 buone caratteristiche che hai. Ho tante 10, 10 difetti che c'hai. 10 cose che non capisci di te stesso. Prova un attimo a vedere. Non siamo capaci di fare questa operazione, perché l'uomo non conosce bene nemmeno se stesso. Ma Gesù dice, ti conosce fino in fondo e non ti conosce da oggi, né da ieri, né da quando sei nato. Dice San Paolo che la conoscenza che Dio ha di noi parte da tutta l'eternità. È una conoscenza talmente antica che quella stessa conoscenza ha in qualche modo mosso l'atto creativo di Dio in cui la tua anima è stata pensata e creata. Noi abbiamo sempre una conoscenza distorta di noi stessi, 99 volte su 100. Dio ti ama tanto, Dio ci ama tanto perché vede ciò che è uscito dalle sue mani che nessuno di noi lo sa vedere, nessuno. Perché purtroppo venendo in questo mondo ci manchiamo subito col peccato originale con tante situazioni e la nostra bellezza cade nell'oblio. Non la vedono gli altri e non la vediamo noi perché è coperta di una coltre. Ma Gesù questa cosa la vede ed è per quello che ti ama così tanto. Quando una persona incontra autenticamente Gesù vive questa esperienza, credetemi, insomma, io continuo a vivere la grazia di Dio giorno per giorno. Gesù tutte quante le cose brutte che c'hai ti porti dietro e sono sempre tante e non è che non te le fa vedere, te le fa vedere e come, anche se con calma, sempre dandoti qualche carezza e dicendoti coraggio, non ti disperare, io già lo sapevo, stai tranquillo, vedrai che piano piano le cose andranno bene. Ma piano piano ti fa vedere dentro di te, ti sfronda dalle cose meno belle e tira fuori in continuazione la parte più bella di te che è nascosta dietro questo mostro che, come dire, noi abbiamo la nostra anima che sta come dentro un involucro mostruoso. E quindi Gesù piano piano la tira fuori. Quando tu avverti questa cosa, ti senti, ecco perché, cioè, se un uomo, il Signore l'ha incontrato, c'è stato un test inequivocabile, ti senti profondamente amato. È una cosa che dicono maestri di spirito, la capisce perfettamente chi l'ha vissuta. Ma questa è la molla che è capace di trasformare e cambiare completamente la vita. Completamente. Perché noi cambiamo soltanto quando nel più profondo di noi stessi, forse anche lì dove noi stessi non ci accettiamo, non ci perdoniamo, non ci scusiamo, veniamo toccati dalla grazia di Dio e Gesù entra lì, è capace soltanto lui di entrarci. Ecco perché quando tu vivi questa cosa, immediatamente la tua risposta è che nei confronti del Signore comincia a nascere, a parte che lo conosci autenticamente, conosci veramente chi è Gesù. Cadono tutte quante le immagini false che noi abbiamo di Dio o semplicemente esteriori, no? Ci sono persone, spero non nessuno tra i presenti, anche che frequentano, che si hanno frequentata con una vita e per carità riceveranno dal Signore ricompensa per questo, perché è una cosa buona frequentare la Chiesa, i sacramenti e andare a messa, no? Però sono rimasti per una vita che se tu gli chiedi chi è Dio per te, mica te sanno rispondere. Cioè c'è un rapporto molto distante, molto formale, capite? Non hanno mai avuto un dialogo intimo, personale, profondo con il Signore, no? La relazione che Gesù intesse è personale, non con il gregge, con la massa indistinta, ma è con la singola pecora. E ricordate la parabola della pecorella smarrita? No? Che è attinente a questo tema. Che cosa fa Gesù quando smarisce una pecora? Lascia perdere 99 e cerca solo quella. Perché? Perché agli occhi di Gesù una anima conta con tutte le altre messe insieme. Questo vale per te, ci devi pensare.
con molta attenzione. Si dice, per farsi capire, no? La frase effetto che poi i fedeli si ricordano per tutta la vita: Dio non è un grande matematico, perché per Dio 1 più 1 non fa 2, fa 1. Perché se lascia 99 per andare a cercarne una, che significa? Che 1 è come 99. Quindi 1 più 1 quanto fa? 1 più 98 quanto fa? Altrimenti non lascerebbe una per 99. Capite? Allora, quando c'è questa esperienza, immediatamente si genera un ricambio di amore e si intesse con Gesù quella cosa fondamentalissima che è un rapporto personale, cioè a fianco alla vita di chiesa che dobbiamo vivere, alla mediazione dei sacramenti attraverso cui passa la grazia, alla mediazione anche dei rappresentanti del pastore, che sono il Papa a vari livelli, il Vescovo in basso, il Parroco a livello più basso. Quindi a fianco a queste mediazioni c'è un rapporto personale, e quando c'è questo rapporto personale con Gesù, che succede? Che se tu ti imbatti in un pastore che non assomiglia tanto a un buon pastore, che fai? Perdi la fede? Non vai più a messa? No, preghi per lui, perché tu un buon pastore l'hai già conosciuto, d'accordo? E il tuo rapporto con Gesù certamente passa attraverso la mediazione dei pastori, ma non è condizionato. Fino al punto di, capite? Come accade generalmente, molto spesso, no? Analogo rapporto vale, questo vale per me, vale anche per voi, no? Nel rapporto tra il rappresentante del pastore e il gregge, cioè un sacerdote, un vescovo, il Papa, a vari livelli, devono intessere, su questo Papa Francesco è un maestro, un tipo di rapporto di che genere? Personale, un rapporto d'amore, un rapporto d'accoglienza, reciproca. Su questo penso che lo stile che, insomma, che sta avendo il Papa è molto molto, come dire, edificante nei confronti di tutti. Non può essere un rapporto semplicemente distante, formale, ma questo è, capite, è bilaterale, è reciproco, e su questo dobbiamo crescere anche noi come comunità. Quando il Vescovo è venuto qui ci ha raccomandato, ne abbiamo parlato anche ieri al Catechismo degli adulti, se una comunità non è un luogo bello, attraente, accogliente, sapete c'è un'espressione del Papa che dice dobbiamo imparare a parlare l'accogliese, cioè il linguaggio dell'accoglienza, che è modulato sulle frequenze di una carità, di un amore autentico. Gesù è fatto così, capite? Se noi non viviamo questa dimensione, noi possiamo fare tutte quante le cose che ci pare, possiamo avere tutti quanti gli incarichi, i compiti, le compiti, non serve a niente se non entriamo in questa ottica. Sempre nel Vangelo di San Giovanni, io ricordo, Gesù ha detto che noi saremo riconosciuti non se saremo umili, non se preghiamo tanto, non se andiamo a messa tutte le domeniche. Attenzione che queste cose bisogna farle tutti quanti, bisogna essere umili, bisogna pregare tanto, andare a messa la domenica. Però Gesù ha detto, vi riconosceranno se avrete amore gli uni per gli altri. Dentro una comunità l'amore è tra il gregge e il pastore, tra il pastore e il gregge, tra le pecorelle singole tra di loro tutte, e tra ciascuna pecorella singola e il pastore. Quella è una comunità che è un piccolo specchio, certamente imperfetto, della vita del cielo. E se non arriviamo a questo qui, cioè tutta l'azione pastorale della Chiesa, anche quella che poveramente io cerco di fare in questa parrocchia, come posso, tende a questo, capite? Perché se questo non c'è, non stiamo vivendo un Vangelo, stiamo vivendo un'altra cosa, e tutti dobbiamo convertirci dinanzi a questo messaggio di Gesù e a questo fine a cui dobbiamo tendere. Bene, chiediamo a Gesù, buon pastore, questo grande dono duplice per intercessione di Maria Santissima. Primo, che possiamo conoscere sempre meglio il suo amore, dandogli anche lo spazio e i tempi per potersi manifestare nella nostra vita e per poterlo ricambiare, per intessere questo rapporto con lui profondo, intimo e personale di amore. E secondo, che in un'analoga realtà possiamo viverla nelle nostre comunità con coloro che rappresentano Gesù buon pastore a tutti i livelli e nella carità fraterna tra noi pecorelle del gregge del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.